Ciao a tutti amici, benvenuti in questo video. Oggi vi dico quanto guadagna un grafico negli Stati Uniti, visto che è una domanda che mi chiedono spesso, e vi faccio vedere anche il lavoro che faccio io e alla fine praticamente vi dico quanto guadagno io. Allora, io lavoro in una compagnia che sappiamo tutti come si chiama, Mary Fisher Design. La compagnia in sé chiede ai clienti all'incirca 135 dollari all'ora. Quindi se dice, viene uno e devo fare delle modifiche a un sito, allora noi abbiamo un sistema che con il timer calcoliamo esattamente quanto costa il lavoro e poi glielo fatturiamo. La maggior parte delle volte però c'è una stima, anche perché i clienti non è che vogliono dire va, ce ne sono alcuni che non c'è problema. Mandano roba, installami questo e glielo facciamo, però la maggior parte ci sono stime, no? Ad esempio, adesso stavo lavorando su questo sito qua, praticamente questo sito che non ho fatto io, abbastanza vecchio nel 2011, è un così, c'è un e-commerce molto sempliciotto. Bisogna trasformarlo in WordPress e metterlo che sia mobile, quindi funzioni sui cellulari, no? Quindi senza ridisegnarlo, rifarlo da zero, praticamente devo però ricodificarlo tutto e renderlo mobile. Quindi adesso se noi rimpiccioliamo possiamo vedere che tutto si rimpicciolisce bene e diventa come che va bene per un sito mobile, avere una navigazione fatta diversa. Questo è quanto. Oppure a volte faccio anche robe cartacee tipo queste brochurette fatte ultimamente, queste qui, queste qua. Per fare queste uso Photoshop per le immagini e poi InDesign per le scritte, perché per cose che siano vettoriali si usa InDesign, non si usa solo Photoshop. Quindi questo 135 è quello che prende beneficio, però come ho detto ci sono spesso le stime. Questo è un sito web che stiamo facendo. Quanto viene un sito web con WordPress, mobile responsive, 31 pagine, 6.200 dollari. Questi sono i prezzi americani. Probabilmente in Italia spesso sento che i grafici. Ma vabbè, perché ne so, in Italia spesso i clienti hanno conoscenza pure loro e pensano di essere più bravi di voi. Quindi alla fine fare un sito web che sia di una pagina, che sia di 1.000 pagine, alla fine chiedono sempre pochi soldi. Fatto sta che Mary Fisher per calcolare i prezzi guarda proprio il numero delle pagine, benché io sappia che su WordPress quando hai fatto il template mettere 20 pagine non è più come dover rifare tutto il codice, è una stronzata insomma, a meno che ci devi mettere un banner sopra e allora devi andare a cercare la foto. Però non è niente di che fare una pagina in più, una pagina in meno. Però il sistema di calcolo delle stime si basa proprio sulle pagine. Quindi questo è quanto. Quanto guadagno io? Allora, io prendo una percentuale, prendo all'incirca il 50%, quindi viene all'incirca 70 dollari all'ora. Però, come ho già detto inizialmente, è all'ora. Quindi non è che arrivo qui da Mary Fisher, sto 8 ore, 7x8, 38, no. Neanche 56, no, neanche 560 dollari, no. Vengo qui, se faccio un video, se vado su Face, non prendo soldi. Prendo solo soldi quando sono qui, attacco il timer, poi lo stacco. Ecco, per fare questa parte qui di stamattina ho praticamente speso 2 ore 85, che sono decimali, prendendo la nostra calcolatrice elettronica a scansione, è 85 per 135. Ecco, Mary Fisher prende 384. Cioè, comunque abbiamo una stima nell'ordine del 1500-1600 dollari. Comunque, nel mio caso, per stamattina avrei guadagnato all'incirca 192 dollari. Quindi, questo è quello che avrei guadagnato, 192. Diciamo che Mary Fisher ci dice che dovremmo lavorare almeno 4 ore al giorno. Quindi, questo, diciamo, come stipendio non è male. Però c'è da dire che io, siccome sono un tipo un, e anche se abito, sono in una compagnia, non sono un dipendente, sono un freelance. Quindi questi ci devo pagare le tasse, in più devo pagare l'assicurazione medica, che di solito quando uno è un dipendente, il datore di lavoro o gliela paga a metà o gliela paga tutta.
Tipo Marta, quando lavorava prima in un altro posto, gliene pagavo metà. Poi spesso comunque hanno sempre degli vantaggi. Insomma, secondo me l'assicurazione da dipendente è migliore di quella che riesci anche avendo tutti i soldi del mondo. Anche Donald Trump non riesce. No, sicuramente se hai tutti i soldi del mondo ce la fai. Però spesso l'assicurazione che ti danno se sei un dipendente è migliore perché hanno dei piani, gruppi di società molto meglio. Quindi alla fine può essere che un grafico negli Stati Uniti guadagni anche di più, molto di più dell'Italia, però ci sono anche spese extra. C'è da dire che però questi sono i prezzi di Jacksonville, che non è che sia proprio una cittadina, il simbolo dell'arte, del design. Le città famose per questo tipo di cose sono Miami, Atlanta, ovviamente New York. E basta. La costa ovest, sinceramente, ci sarà sicuramente ogni città. Se c'è Jacksonville che si farà in ogni città. Comunque, nel costa ovest mi sembra più sulla tecnologia, Google, Facebook. Comunque, questo è quanto guadagna un grafico negli Stati Uniti, web design, programmatore, loghista, faccio i loghi, faccio le brochure, spataccone e così. Allora, ci vediamo la prossima volta. Ciao!